Ciao a tutti amici xmarder.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andiamo ad analizzare il microfono Studio Grid realizzato dalla Razer. Parliamo del Razer Seren. Partendo dalla confezione troviamo un'immagine illustrativa del prodotto, il nome del prodotto e il logo della stessa azienda. Ai lati troviamo la descrizione del microfono più una tabella che ci riporta le modalità disponibili sul microfono, che sono la modalità cardioide, la modalità stereo, la omnidirezionale e quella bidirezionale. Ogni modalità ha un campo di utilizzo differente. Nel lato opposto troviamo invece le immagini dei due accessori che possono essere acquistati a parte al Razer Seren, che sono un pop filter e un supporto in metallo che evita urti o vibrazioni. Nel retro della confezione troviamo le caratteristiche tecniche del prodotto, un'immagine illustrativa che ci ricorda e ci spiega i vari tasti presenti sul microfono a che cosa servono. Nel fondo della confezione invece troviamo le caratteristiche tecniche espresse in valori riguardo il microfono, quindi l'impedenza di 16 ohm, il frequency response da 15 Hz a 22 Hz e quant'altro. Procediamo dunque all'estrazione del prodotto e del relativo bundle. Aperta la confezione troveremo il bundle più il microfono ospitati in questa sagoma di gomma. Ovviamente per comodità abbiamo già estratto prima il microfono e il relativo bundle, che adesso vi mostreremo. All'interno della confezione quindi troviamo i due stick classici della Razer, una quick start guide e i relativi ringraziamenti per aver acquistato il microfono, oltre che un cavo USB e SD intreccia di tessuto con i connettori placcati in oro, quindi per assicurare la massima qualità. Ed ovviamente il Razer Seren. Come possiamo vedere, è un microfono di generose dimensioni. La struttura è in metallo, quindi massima cura da parte di Razer per questo prodotto. All'interno, se riusciamo a vedere, forse sì, riusciamo a vedere il microfono incluso nella struttura in metallo. Troviamo il classico logo della Razer che si illuminerà di verde, colore classico del brand, una volta collegato al computer tramite il connettore USB. Nella parte inferiore troviamo le manopole per aumentare o diminuire il gain del microfono, e dove sta la P abbiamo la possibilità di switchare tramite le quattro modalità, e ci verranno mostrate su questo piccolo display OLED appunto quale modalità stiamo utilizzando. Inoltre nel retro troviamo, che poi questa è la parte principale, il pulsante per attivare e disattivare il microfono e quello per regolare il volume. La struttura, come possiamo vedere, è in metallo. E la parte inferiore al microfono, alla struttura del microfono, scusate, è realizzata in gomma per prevenire eventuali scivoli da parte del prodotto stesso. Ai lati troviamo queste due manopole che ci permetteranno di posizionare il microfono nella posizione più comoda a noi per effettuare la registrazione, mentre nella parte inferiore troviamo l'ingresso per il connettore USB, il foro per gli accessori che adesso vi mostreremo, quello per le cuffie per collegare magari le cuffie direttamente al microfono e un piccolo pulsante per attivare o disattivare l'illuminazione del logo della Razer. Dunque, come abbiamo detto, la Razer ci ha fornito anche il pop filter che ci permetterà, una volta installato sul microfono, di prevenire eventuali frusci o sibili da parte di agenti atmosferici o comunque rumori esterni, oppure la possibilità, se avete uno studio, di utilizzare questo supporto in metallo e quindi utilizzare il microfono attaccato magari a un'asta e tenerlo in posizione perpendicolare, quindi magari come fosse uno studio appunto di registrazione. Con questo è tutto, vi rimandiamo quindi alla recensione scritta e per ulteriori immagini sulla nostra pagina www.ximardura.com. Un saluto allo staff.